Dopo due sconfitte consecutive, l'Isernia ospita il San Nicolò Notarisco, terza forza del raggruppamento alle spalle di Cesena e Matelica. Mister Silva lancia il nuovo acquisto Cameni in mediana dal primo minuto e lascia Fazio in panchina. Prima frazione di gioco a ritmi poco gradevoli, primo affondo a tinte biancocelesti. È proprio Cameni a calciare, a trovare la deviazione di un difensore avversario. Pallone sul fondo alla mezz'ora. Calcio piazzato per il Notarisco all'altezza della tre quarti, calcia Marcelli e il cuoio sulla pista d'atletica. 35esimo Romano ha la chance per il vantaggio sulla sponda di Cameni, ma temporeggia più del dovuto per la conclusione. Subisce la chiusura della retroguardia ospite sul finire di frazione. Altro pericolo da situazione da fermo per l'Isernia. Tano deve alzare sulla traversa la punizione di Marcelli. Termina 0-0 il primo tempo, che di sicuro poteva offrirci qualche spunto di cronaca in più. Danilo Scarinci in regia per le immagini del secondo tempo. Petitti dalla distanza si porta il pallone sul destro, calcia sul primo palo senza però ottenere la dovuta gloria. Un minuto più tardi tocca al nuovo entrato Schena, che sugli sviluppi di un corner stacca di testa ma manda alto al 28esimo. Premiati gli sforzi dei locali, Petitti dalla sinistra parecchia per Romano, che sul secondo palo deve soltanto spingere in rete il pallone del vantaggio biancoceleste. 1-0 per un'Isernia che al 39esimo potrebbe addirittura raddoppiare con Schena lanciatissimo verso la porta, ma trova di fronte a sé un Super Monti che gli chiude la strada. Minuti finali di sofferenza per il team di Mister Massimo Silva. Notarisco avanti prima con questo tentativo aereo di Moretti sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi nel recupero dal Mazzi timbra in pieno la traversa su un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sul proseguo dell'azione Frabotta salva Caprecavoli all'altezza della linea di porta. 1-0 il definitivo, la calma dopo la tempesta per l'Isernia, che continua ad esaltarsi con le grandi. Attesa ora dallo scontro diretto dell'Aragona contro la Vastese, in programma domenica prossima. Vi aspettavate una partita di questo tipo? Ma sicuramente sì, perché come ha detto lei, squadre che hanno bisogno di punti, di salvezza in questo momento, quindi vengono fuori partite non belle. Noi volevamo fare la nostra partita, ci siamo riusciti poco, anche grazie alle non perfette condizioni del campo e sicuramente del vento che non ci ha agevolato. Però questo non deve essere una scusante. Abbiamo fatto poco per poco e sicuramente quello che abbiamo fatto tecnicamente non siamo stati molto puliti, soprattutto nel primo tempo, con due o tre situazioni per poter andare in porta non siamo stati bravi. Però ci dispiace della sconfitta e già da domani penseremo alla prossima. E comunque avete fatto fatica magari a sfondare per vie centrali, molto spesso necessitava il gioco sulle catene. Sì, era quello che avevamo preparato, le catene esterne, di andare molto su per vie esterne. Però come ho detto non siamo stati puliti sotto l'aspetto tecnico per via anche delle avverse condizioni del vento, che non ci ha agevolato nei tempi di gioco, nelle traiettorie. Quindi, però i ragazzi sono i primi a essere dispiaciuti di questa sconfitta. Non ce l'aspettavamo, anche se sapevamo che venivamo in un campo difficile.